più tra i farfalloni amoroso. Sono Massimiliano Galluzzi, 31 anni, vengo da Cremona, sono ricercatore di fisica in Cina. Non chiamateci cervelli in fuga. Delle belle il turbante e il riposo. L'oggetto che mi rappresenta è questa statuetta di un mago. E per prima cosa perché mia mamma me l'ha regalato per il mio primo compleanno che non ho passato a casa. Come seconda cosa rappresenta anche una delle mie passioni, il gioco di ruolo, specialmente Dungeons and Dragons, e in particolare il mio personaggio preferito è il mago. Come terza cosa direi, per il mio tipo di lavoro, che è anche, diciamo, una passione, la scienza. Che c'è sempre un po' di magia all'interno della scienza, e anche come ricercatore il fatto di ricercare il perché delle cose, della natura attorno ad esse. Dopo il mio dottorato di ricerca ho trovato una posizione nel campo IT, quindi Information Technology, come programmatore. È andato comunque tutto bene, diciamo, stipendio buono, così, però in ogni caso non era la mia posizione, la mia aspirazione. E quindi ho cominciato a cercare in giro e ho trovato appunto un professore tedesco in Cina, a Shenzhen, che aveva appunto bisogno di un ricercatore che utilizzasse il microscopio a forza atomica. Due giorni dopo ci siamo sentiti via Skype, e da lì poi è cominciata la mia esperienza in Cina, e sono 2 anni e mezzo che sono qua. Io ho scelto il lavoro, non la Cina. Sono stato poi affascinato da questa cosa qua. È stato ovviamente uno shock. È venuta, diciamo, a prendermi la segretaria, che parlava poco inglese, e poi sono stato, diciamo, scaricato in hotel. C'erano già alcuni colleghi, un po' mi hanno aiutato, però non è che posso stare 18 ore al giorno con i colleghi, no? Sei da solo all'inizio. Appena svegliato al mattino, no, in hotel, avevo come un senso di, chiamiamolo, pressione, no? Che mi dicevo, ma chi me l'ha fatto fare di venire qua, no? E poi facevo colazione e svaniva, andavo al lavoro, no, con i colleghi, però c'è stato, no, però appunto credo la prima settimana. Però ci sono comunque voluti, direi, dei mesi, per, diciamo, conoscere poi altre persone, uscire alla sera, avere una vita normale, si può dire, che non è magari solamente albergo, lavoro. E comunque, diciamo, ce l'ho fatta, nel senso. Adesso siamo nel laboratorio del Dipartimento di Scienza di Materiali presso l'Università di Shenzhen, e specialmente qua il nostro gruppo di ricerca è particolarmente forte per produzione di polimeri e per caratterizzazione appunto di questi polimeri con varie tecniche. Italia e Cina hanno praticamente lo stesso output per quanto riguarda la qualità. Gli studenti qua praticamente lavorano tantissimo, sono, diciamo, parecchio sfruttati. Mentre io, quello che ho notato in Italia, vengono di più iniziati e imparano appunto a fare ricerca. Qui in Cina, dal mio punto di vista, c'è più possibilità per quanto riguarda appunto la carriera. Essendoci più finanziamenti, c'è più possibilità di assumere comunque ricercatori, andare a progredire con la carriera, diventare ricercatore associato, professore associato, fino a un professor, e diventare quello che si dice il principal investigator, dove sei, diciamo, il boss e hai il tuo laboratorio. Ovviamente senza finanziamenti è molto difficile. Non dico che sia impossibile in Italia, ma è molto raro.
la mia vita, se non fossi mai arrivato in Cina, magari avrei continuato a lavorare nella compagnia IT dove ero e andato avanti, diciamo, a programmare e fare, diciamo, carriera all'interno di quella azienda da un punto di vista lavorativo. Di sicuro sarebbe stata una vita più sedentaria, normale, di quella che sto vivendo ora. Ma d'altra parte ho anche scelto di venire qua per una voglia di avventura, di mettermi in gioco, provare. E la mia condizione di expat, questa in genere, ha fatto modo che tendesse ad aggregarmi particolarmente con altri stranieri che comunque hanno vissuto e stanno vivendo un'esperienza come la mia. In questo modo non è che sia particolarmente geloso della mia identità nazionale di italiano. Ovviamente non per questo mi manca meno il mio paese, la mia famiglia, gli amici che sono rimasti in Italia. Uno straniero qua in Cina sarà sempre uno straniero, quindi è sempre visto diverso, speciale, e quindi sì, ti senti appunto magari speciale, anche se alla fine sono normalissimo, nel senso... delle domande che sento più spesso in Italia: ah, noi mangiamo la pizza, ma quindi in Cina mangiano il cane? No, in Cina mangi i cani tutti i giorni? No. Se risalirei sull'aereo che mi ha portato in Cina, direi proprio di sì. Per il momento è stata un'esperienza affascinante, e un'avventura che mi è piaciuta tantissimo, e quindi sì, sono veramente contento. Ho già fatto tipo 2 anni e mezzo, ho finito il primo contratto, adesso ne ho cominciato un altro come ricercatore, e adesso non posso dire per quanto rimarrò qua, 10 anni, ho intenzione di proseguire ancora per un po'.